ragazze e ragazzi, al vostro caro Mastro King e benvenuti in questo nuovissimo video di Yu-Gi-Oh! Duel Links. Allora, per prima cosa in questo video prendiamoci qualcosa che magari posso recuperare. No, non ho carte, posso recuperare. Però, mi sa che perché non ho chissà quante monete. E intanto vado a prendere tutti gli strumenti utili. Ora andiamo ad aprire qualche pacchetto. Allora, come vedete, ne ho 2518 gemme e quindi ne posso aprire 5, se non sbaglio, dei pacchetti da 10. Allora, non so se... Ok, questa l'avevo... Sembrerebbero... Sì, l'ho completata praticamente tutta. Quindi direi che posso tranquillamente andare qui su Neo Impact. Ok, qui ci sono tante carte. Ok, direi tranquillamente di andare ad aprire queste. Quindi in totale avrò circa 50 buste. Quindi diciamo sicuramente ora ne avrò parecchie nuove. Ok, qua dovrebbe uscire qualcosa di buono. Ho infatti una super rara. Ok. Pure qui dovrebbe uscire qualcosa di buono. Ok, un'altra super rara. Ok, mostro equipaggiato, guadagna 500 attacchi. Mostri controllati dal tuo avversario, non possono cambiare posizione. Quindi non è male. Altra rara. Pure qui dubbio uscire qualcosa. Re delle macchine, questa carta guadagna 100 di attacco per ogni mostro di tipo macchina sul terreno. Questa non è male come carta. Ok, pure qui dovrebbe uscire qualcosa di recente, penso sempre una super rara, appunto, ed è una carta di tipo demone. Ok, Rilo Fantasma, Uomo Calcio e Bestia Folle. Ok, quindi diciamo che di carte nuove ne abbiamo ottenute. Ok, andiamo ad aprire un altro pacchetto. Questo dovrebbe uscire qualcosa di veramente, veramente buono. Penso un ultra rara, infatti già una rara qui. No, una super rara. Speravo di in ultra rara. Ok, dinosauro elementare. Pure questa c'è già. L'ho trovata un attimo fa. Rituale della grazia. Non è male, serve una carta magia rituale. Ok, se ci sono 7 più mostri oscurità nel tuo cimitero, bandisci 5 mostri e pesca 3 carte. Non dipende dal tipo di deck che si usa, in alcuni sono più numerosi il numero di carte, potrebbe essere buono per un deck oscurità molto numeroso, quindi intorno alle 30 carte. Ok, questo non ce l'avevo. Arma rituale. Questa non è male. Però dovrei trovare una carta rituale livello 6 o più basso decente per poterla potenziare bene.
un'altra super rara. Scavalombe. Ok, questo è l'ultimo pacchetto. Ok, tre carte che non avevo. E anche qui ho trovato qualcosa di discreto. Ok, abbiamo ancora altre 30 buste da poter aprire. Andiamo con la prima. Lanciarazzi. Che potrebbe essere buona. Ok, un'altra carta di tipo rituale. Questa è una rituale di drago bianco, un'altra carta magia rituale. Diciamo, la carta che viene evocata con questa magia rituale, devo ammettere che è molto molto buona. Ok, qui niente e neanche qui niente di utile. Un'altra carta che non ho e altre due. Anima ombrosa. Ok, questa è molto buona. Perché questa quando viene distrutta in combattimento e mandata al cimitero distrugge tutti i mostri coperti e mostri non oscurità. Potrebbe essere utile se per un se magari per dire carte come l'avversario ha evocato carte sincro comunque molto forti, potrebbe essere utile per distruggerla, però è buona per se si utilizza un deck oscurità, quindi così almeno le nostre carte non vengono distrutte. Questa è buona, infatti mi sa che l'aggiungerò al deck. Ok, quella carta, l'ultima uscita. Che questa qui è buona se si utilizza un deck di tipo luce. Ok, ultime 20 carte. Ok, questo dorato dovrebbe uscire qualcosa di buono. Esce una super rara. Guadagna 300 d'attacco per ogni carta. Magia continua nella zona magia e trappola. Ok, 3. A 3 stelle, quindi si può evocare subito. Quindi potrebbe essere, se usata bene, potrebbe essere utile. Ah, ok, pure questo guadagna 100 attacco per ogni carta macchina evocata. Quindi potrebbe essere utile per la carta, insieme alla carta che ci uscirà prima, ho lo stesso effetto. Ok, pure qui dovrebbe uscire qualcosa di buono. Ok, un'ultra rara, questa è molto buona come cosa. Un mostro scoperto il terreno, adesso non può essere distrutto in battaglia in questo turno, ma il suo attacco viene dimezzato fino alla end phase. Potrebbe essere utile se si utilizza contro la carta di un avversario magari molto forte, adesso un drago bianco e a 3000 di attacco, e quindi si potrebbe dimezzare così. Anche è vero, non la distrugge, però i dimezza attacco, quindi comunque l'avversario ottiene un danno. Un'altra carta rituale, arma fusione. Ok, stessa su questa. Ok, arma fusione. Arma rituale, arma fusione e arma rituale hanno lo stesso effetto, solo che utilizzano una sui mostri di tipo fusione e l'altro sui mostri di tipo rituale. Ok, questo sfondo così non l'avevo mai visto. In questo modo. Ok, quello classico.
Pure in questo caso dovrebbe uscire qualcosa di buono, una rara, un'altra ultra rara. Ottimo, questa potrebbe essere buona. Quindi in questi 10 pacchetti abbiamo trovato due ultra rare. Anche devo ammettere, preferisco trovare queste due carte rituali come ultra rara. Ok, andiamo ad aprire gli ultimi 10 pacchetti. Ok, pure questo dovrebbe uscire qualcosa di buono. Una super rara, il Leotauro. Ok, un altro dinosauro. Ok, quindi finora giusto due carte nuove abbiamo trovato in questi 10 pacchetti. Anzi, 3. Fate la sorgente. Potrebbe. Intanto vediamo se qualcosa possiamo aggiungere al nostro deck. Un altro rituale drago bianco. Ok. Carta trappola. Diciamo che ultimamente sono sempre alla ricerca di tante carte magie e trappole. Ma non trovo quasi mai nulla di utile. Ok, qualcosa di nuovo l'abbiamo trovato. Anche una super rara. Poi ho accumulato per il momento 3 coupon. Questo è un coupon abilità. Quindi diciamo che lo uso. Ok. Ora sicuramente ho una normale, quindi questa non è che solo chissà quanto forte, però voglio sempre cercare qualcosa di decente, giusto per non stare troppo tempo lì all'interno del deck con le carte disponibili sempre con le solite. Allora, tanto vediamo, carta trappola ce l'ho, questa fusione ce l'ho, questa ce l'ho, questa no. Ok, non è effetto, però ha comunque un buon attacco, che per essere comunque una carta normale non è male. Poi ho un ultra rara, tutto spiritucciato tra l'altro, che poi queste valgono sempre di più come carte. Ora devo vedere in che quali carte posso prendere magari utile. Ok, questa è una carta rituale. Ok, questa è no, ovvero ultra rara, ma non è che la utilizzo chissà quanto. Altra ultra rara, ok, no, quello non ho i mostri sufficienti per evocarla. Oddio, questa potrebbe essere utile se si hanno mostri di tipo drago livello molto alto. Qui non so, ok, uscire un cappello magico, cosa mi dà? Ok, perfetto, una carta super rara.
E quindi direi subitissimamente di andarla a prendere. Ovviamente carta super rara normale. Allora, innanzitutto dovrò vedere se ci sono carte rituale utili. Ma non mi pare. No, mi sembra proprio di no. Tu che carta sei? Ok, quindi serve per un'evocazione speciale. Non ti volevo un'altra. Ok, quindi qualcosa di decente l'abbiamo trovato. Poi sicuramente in futuro farò altri video spacchettamento, altri video duelli, cose del genere. Ok, qui non ho nulla da poter prendere. Allora, ragazzi, direi che per questo video è tutto. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale, di seguirmi su Twitter, Instagram, Facebook, ovunque voi vogliate. Io vi saluto, ciao a tutti voi.